negli episodi precedenti di Limbo. If the world is vanishing, if I have no control, please take care of my family. Just a lonely prayer in my soul. If the world is vanishing, brick by brick is falling down, say the lies, please, it's just one thing. Under my feet there is no ground. You can build a perfect house with white fences, but you can't imagine these consequences. You feel so powerless with no defenses, and you ask yourself where the sense is. If the war is vanishing, there's nothing beyond the door, a leap of faith so really astonishing. In this limbo I can say a single word. I'm flying through time and space, and I can feel my face. If the music is vanishing, an echo of distant song, I'm not sure of anything except I love you lifelong. If this is a goodbye to you, I love you. But if I can pray for a miracle, let my voice can reach you, 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 you. Allora, devo assolutamente collegarmi al server per vedere quei ragazzi su Minecraft. Allora, lanciamo Minecraft.
Allora amici, siamo entrati nel portale e ci siamo trovati un po' confusi, abbiamo trovato il posto degli admin, dentro una casa abbiamo trovato, dentro lo scumbarsi abbiamo trovato... Abbiamo trovato Jarno e abbiamo iniziato a parlare del perché, del percorso. Mio padre ci ha fatto fare allenamento. Sì, poi è stato un casino. Calma ragazzi, calmi, parlate una volta che altrimenti non si capisce nulla. Ora con calma fate un respiro e raccontateci tutto. Ah, Lucio, sei sicuro di non aver visto una testa svolazzare sopra Robo? Sono sicuro al 100%, non ho visto davvero niente, Aaron, mi dispiace. Sembra strano però, comunque. Comunque, ti ho sentito un po' malinconico in questo momento. E tu dove stai andando, Mitch? Torna indietro, il tuo posto è fuori. No, perché sono triste, perché insomma, no, è che sono solo un po' preoccupato per quello che è successo a Robo, che il mondo sta scomparendo. Vai tranquillo, Aaron, vedrai che tutto si sistemerà per il meglio. Oh, ma ragazzi, avete per caso visto Mitch? Ah, scusa, dormiva fuori lui. Buongiorno Mitch, buongiorno. Buongiorno. Affanculo. Comunque Mitch, a parte gli scherzi, io... sono veramente sicuro poco fa di aver visto qualcosa che si muoveva nella nebbia, sono sicuro. Madonna Robo, dai, ancora con sta storia. Ma sì, sarà stato uno zombie, qualcosa. Ma no Mitch, dannazione ancora, non era uno zombie, sono sicurissimo, dai. L'ho visto bene, cioè era qualcosa che volava, sono sicuro, cavolo, di quello che ho visto. Non credo Robo, che fosse allora, una cosa importante. Mitch, io ho detto sinceramente ci credo a quello che dice Robo, altrimenti la storia di rimanere intrappolati all'interno di Minecraft non sarebbe vera, invece eccoci qua, non vedo motivi validi per cui Robo dovrebbe mentire. Vabbè, d'altronde i motivi non si vedono. Oh, addio. Vabbè, sto zitto. Oh, ma io in effetti mi ricordo di averla vista, la testa che volava sopra Robo. Oh, eccolo. Dov'è? È proprio là. Oh ragazzi, ma quella skin, ma è Checco. Ragazzi, questo è Checco. Sì, è davvero lui. Checco. Checco, ti prego, rispondi. Ha una skin, ragazzi, è admin. Possiamo prendere della roba da lui. Possiamo può aiutarci forse. Esatto. Sì, ma però se magari rispondesse ragazzi, sarebbe anche più bello. Ragazzi, fermi tutti. Stiamo facendo come al solito troppo casino. Con calma, sicuramente ci sentirà. Ora vedi che lo faccio rispondere io. Checco. Ehi, Checco. Checco. Non so te, ma io sono stanco. Checco, dannazione, Checco! Checco. Oh, rieccomi. Ah, mi sono fatto una bellissima mangiata. Vediamo un po'. Che cazzo? Mi sentono? Oh. Che cazzo hai detto? Cosa? Scusa? Salve. Ehi, ma che cazzo? Ha appena parlato. Come va la vita? Checco, è successo un casino qui. È successo un casino a tutti noi. Ci deve aiutare assolutamente, Checco. Ci deve aiutare. Che casino? E siamo qui dentro, fisicamente. Siamo dentro il gioco. Non riusciamo a uscire. Ah, capito. Perché siete così in tanti? Cioè, nel senso, dovrebbe esserci solo Robo qui. Ma, non lo so, io li ho incontrati. Come dovrebbe esserci solo Robo? Beh, hai presente i file che ti ho passato per le shaders, Robo? Ecco, lì dentro non c'erano solo le shaders.
Cioè, cosa vuoi dirmi? C'era un piccoletto chiamato un virus, cioè niente di che. Doveva esserci un virus per te, ma a quanto pare non l'hai scaricato solo tu quel file. Ecco, spiegati meglio. Cosa cazzo vuol dire? Beh, dovevi esserci te ed Elvis, ma a quanto pare l'avete passato a chiunque quel file. Puoi dire che... Sì, era colpa mia inizialmente, cioè per te e per Elvis era colpa mia, però gli altri, diciamo, non erano contati nel piano. Però... Ecco, diciamo che la situazione è un attimo degenerata. Ecco, non c'è più nessuno oltre a voi, vero? Dica. Mi stai pigliando per il culo, vero? C'è il mondo che sta scomparendo e noi rischiamo di morire e tu ci vieni a dire una cosa del genere. Ah, davvero? Il mondo sta... Quale mondo? Questo, dove siamo intrappolati. Sta scomparendo? Sì, piano piano sta scomparendo, ce l'ha detto Robo e Mitch. In che senso? Nel senso che io e Robo prima ci stavamo rimettendo le penne perché stava scomparendo il mondo sotto i nostri piedi. Stavamo per morire, per colpa tua. Ok, il mondo che sta scomparendo mi è nuova. Ma... sì, ok, questo non lo sapevo. Allora Checco, ok, ammettiamo che tu non abbia previsto che il mondo ci potesse sparire sotto i piedi e bada bene che noi qua ci stiamo lasciando le pene se dovesse succedere una roba del genere. Ora tu ci devi fare il favore e dirci un modo per salvarci da questa cosa. Sì, la situazione è più interessante del previsto e anche se sapessi la soluzione non ve la direi, essendo che al momento sembro quello cattivo, o lo sono. È sparito. Cosa? Dove? Cosa? Quando? Dove è andato, ragazzi? Hai detto che è scomparso di nuovo. Tana. Ti lascio così. Ti lascio così. Cosa? Non ci credo, non credo a quello che ho sentito, ragazzi. È possibile. Ma non è possibile. Ma che nazione, che cotto bastardo. Brutto bastardo. Oh, Robo, che... dove vai? Robo, vieni qui. Che cazzo fai? Robo, vieni qui. Ti prego, dove stai andando? Oh, ciao Robo, mi fa ciao, piacere Jarno. Vederti. Ciao. Scusami davvero Jarno, se quella volta quando ti ho incontrato sono scappato, ma avevo davvero il terrore di buttarti in mezzo a tutto questo. Poi vabbè, gli altri mi hanno detto che sei immune, quindi beh, eccoci qui. Non ti preoccupare Robo, adesso ci sono ben altri problemi. Non so come dirvelo, ma non ho buone notizie per voi. Se io vi ho portati qui, io vi farò uscire. Ma prima chi deve pagare, pagherà. Non so quando e come, ma non uscirò di qui fin quando non avrò la mia vendetta.